Di nuovo insieme a SOS Arezzo TV, buonasera Beppe Marconi. Ciao Fabio. Siamo sulla regionale 71, bivio Persitorni. Qui stai attento perché qui sfrecciano, è pericolosissimo. Io la uso spesso per andare su in campagna. Non passa settimana che non c'è uno o due incidenti in questo punto qui. È veramente pericolosa. Questo cambio, guarda, visto che velocità. È veramente pericolosa perché se la macchina che si mette in mezzo alla strada per girare a sinistra generalmente crea colonna o è pericolosa perché arrivano dietro a tutta velocità e la possono tamponare. E poi chi gira a destra o a sinistra da qui è veramente impossibile entrare in mezzo alla strada. Io penso che tutto dovrebbe essere messo il cartello a 50 all'ora invece che a 70 come vedi che c'è, perché poi non c'è soltanto questa strada, ma ci sono anche i passi che si mettono di attività commerciali in una strada che è diventata stretta, mentre una volta era, questa è la famosa Pugliola, che era l'unico punto della strada di Casentino in cui si poteva sorpassare fino a Ponte La Giasa perché era l'unica dritta. Oggi invece, avendo fatto la superstrada Monte, si restringe qui a 200 metri più avanti, arrivano a tutta velocità e quindi è veramente pericolosa. Ti dico, non passa settimana che qui non c'è uno o due incidenti, è veramente pericolosa. Per cui io direi, visto che le possibilità ci sono, io so che le province sono disastrate, i soldi non ce l'hanno, questa è una strada provinciale, regionale a questo punto, di poter fare una corsia preferenziale, visto che il posto poi ci sarebbe qui per allargarla, di mettere il limite velocità o addirittura soluzione estrema di chiudere questa strada, perché questa a monte è stata creata la strada parallela alla 71, per cui si eliminerebbe un passaggio a livello pericoloso che l'abbiamo già fatto vedere che non è protetto. E poi dopo venendo da Sitorni, andando a destra c'è la strada che corre lungo la ferrovia e esce sul bivio di Strompiello, oppure andando a sinistra esce a Ponte La Giassa. Quindi sicuramente le soluzioni sarebbero ottimali, perché chi esce da qui o va verso il bivio di Strompiello o va verso il Ponte La Giassa, e si eviterebbe questo, veramente questo incrocio pericolosissimo. Tra l'altro c'è anche una fermata, tu l'aspetteresti qui l'autobus? Tra l'altro la fermata che non si vede con gli olivi manco dalla strada, tu l'aspetteresti qui, molto volentieri, al sicuro proprio. E qui sfrecciano che è impressionante. È impressionante. E anche creare il rotatorio, come ha visto a nord, qui a sud di qui, a Ceciliano, ci sono delle due rotatorie, ma nessuno le rispetta perché si mettono in strada tranquillamente anche con la doppia striscia. Per cui secondo me potrebbe essere una soluzione, primo mettere il cartello a 50, spendere una piccola cifra per fare una corsia preferenziale, o addirittura chiudere questa strada e chiudere il passaggio a livello e far mandare la gente a destra e a sinistra. Girare dalla 71 verso destra è pericoloso, perché ti fermi, ma da dietro magari arriva qualcuno. Esatto. Spagato, sì. Bene, e allora, non so se la strada sarà chiusa, noi chiudiamo però SOS Arezzo TV, ci vediamo domani. Ciao!